E così ci siamo, ti auguro un felicissimo Towel Day. Oggi è il giorno in cui alziamo i calici alla memoria di un grande uomo, Douglas Adams. Faremo in modo con questo video di avere nei calici qualcosa di degno di lui. Ma visto che si tratta del miglior drink dell'universo, inventato niente po' di meno che da Zaphod Beeblebrox, e visto che i suoi effetti pare siano paragonabili ad avere il cervello spappolato da un mattone d'oro avvolto nel limone, forse prima è meglio mangiare qualcosa. E qual è la forma di locomozione più strepitosa dell'universo? Certamente il motore a improbabilità. E visto che di conseguenza l'astronave più desiderata dell'universo è l'acquore d'oro, per celebrare l'ambito vascello, faremo uno snack, diciamo, a forma, ad ispirazione di cuore d'oro. Io ho scelto la soluzione a coefficiente sbatta più basso, ovviamente, come mio solito, ma puoi migliorare questa ricetta usando, per esempio, al posto del pane, il pan di Spagna, facendone dei biscotti, ma ok. L'elenco delle cose che ti servono, qua visto così sembra una marea di roba, ma in realtà vedrai, è veramente una fesseria. Allora, io ho usato del pane in cassetta. Questo è un preparato per ghiaccia reale, però obiettivamente. Cioè, l'ho visto con i cupcake di BB-8, sarei anche in grado di farlo da sola. Questo l'ho trovato al supermercato, basta aggiungere un po' d'acqua. Aggiungeremo alla ghiaccia reale del colorante giallo. Poi, se vuoi aggiungere un elemento di improbabilità o di incertezza, quantomeno, ad assaggiare questo snack, puoi scegliere cose diverse con cui farcire questi snack. Io ho preso due marmellate e il burro d'arachidi. Vari aggeggi ficcherrimi con cui decorarlo, tipo queste matite brillanti, e un tagliabiscotti a forma di cuore. Prima cosa da fare, naturalmente, è tagliare due cuoricini da ciascuna fetta. Questo permette anche di sprecarne il meno possibile. Una volta fatti questi piccoli sandwich, ho messo i cuoricini sopra una griglia per il passaggio successivo. Adesso aggiungo l'acqua, come da istruzioni sul pacchetto, alla polvere per la ghiaccia reale. E poi, già che ci sono, ci metto anche il colorante. E ora ricopro tutti i cuoricini versandoci sopra la ghiaccia reale colorata. Penso che darò un po' di tempo alla ghiaccia reale per vedere se, boh, un po' si solidifica prima di cominciare a decorare, per ridurre al minimo il rischio, insomma, che il colore delle decorazioni si spanda. E nel frattempo, Vez, facciamo il drink. Mi sono procurata, indovina dove, uno shaker. Sono molto gasata di usarlo. A quanto pare, a sentire siti, video vari, esperti del settore, ci servirà del bourbon, che io neanche sapevo cosa fosse, del gin, poi ho visto usare dello sciroppo alla mela, che però io non ho trovato, quindi ho pensato, per ragioni cromatiche, di usare lo sciroppo alla menta, vediamo se fa schifo, del blu curaçao e succo di limoni. Allora, mezza oncia di bourbon, e già, cioè, abbiamo un problema. Ah no, ci sono segnate le once. Ok. Poi 75 di gin. Sono contenta di aver comprato una bottiglia intera apposta. Un'oncia di sciroppo. Poi mezza oncia di blu curaçao. Vabbè, ma di che colore è questa cosa? La telecamera non gli fa giustizia, è uno splendido smeraldo. E poi mi serve un'oncia di succo di limone. Allora, non posso ancora garantire che sia buono, però per adesso è bellissimo. Adesso, a quanto pare, devo shakerarlo. Ok, io vado, eh. No, aspetta che non è chiuso bene. Avevo visto un'immagine in cui questo drink era decorato con una fetta di limone che era un po' intagliata, quindi adesso provo a fare la stessa cosa. Sembra un po' un ingranaggio, chissà se ci sta. Certamente no. Sì, anche se si sa che il Pan Galactic Gargle Blaster va guarnito con un'oliva. Ok, Vez, io assaggio, eh. Io detesto il gin. È squisito. È molto alcolico, eh. Cioè, per i miei standard è molto alcolico. È buonissimo. Ora è arrivato il momento di decorare i cuoricini.
Se posso darti un consiglio, non esagerare con la marmellata dentro, perché sennò anche un buono strato di ghiaccio reale, insomma, intanto non riesci a nascondere a che sapore sia ciascun piccolo sandwich e poi soprattutto rischi che sbavino, insomma, le due sostanze insieme. Comincerò ovviamente con queste matite brillanti. Pensavo fosse più governabile. Che brutto. Aspetta che lo rifaccio col cioccolato, forse viene meglio. Ma non è il cioccolato. Vabbè, è più bello però. Ricalcherò anche questo che è troppo brutto, sennò. Ok, alcuni meglio di altri, però eccoli qua. Fammi sapere se avrai voglia di provare questi snacks e o questo drink. E come detto all'inizio, alziamo i calici alla memoria di Douglas. E ricordati che volendo puoi andare a salutarlo se dovessi passare per il cimitero di Highgate e portargli una penna. Quindi ancora una volta, con sentimento, addio Douglas e grazie per tutto il pesce.